Ciao a tutti, in questo video vedremo come simulare dei filtri passo basso di primo ordine e passo alto, sempre di primo ordine, quindi con attenuazione di 6 dB per ottava, quindi una simulazione molto semplice giusto per prendere confidenza con questo potente strumento. Quindi nuovo disegno, componenti. Prendiamo il solito nostro generatore, resistenza, mettiamo qua, condensatore, mettiamo qua, matita. Facciamo i collegamenti. Questa qui è l'uscita. Ok. Così. La massa per la simulazione è obbligatoria. Ground. Diamo dei valori. Ad esempio 1000 ohm, lo proviamo con K e magari 0,1 micro che si abbrevia con U. Infatti qui appare micro. Qui gli diamo, andiamo su Advanced, gli diamo in AC 1 volt. Abbiamo il simulatore così. Ci chiede come vogliamo fare l'analisi in AC per ottava. I numeri punti sono i punti video per ogni ottava, ma facciamo una ventina di punti. Star frequency facciamo banda audio, quindi 10 Hz, 20 kHz. Ok. Simulatore partito, andiamo con la nostra sonda a vedere qui in uscita la banda passante. Qui abbiamo due curve, una è i dB per ottava, l'altra è l'angolo di fase. Per adesso a noi non interessa, la togliamo. Come possiamo vedere, questo qui è un filtro passa basso, quindi fa passare la frequenza bassa, quindi da 10 Hz a circa 100, 200, 300, 400, 500 Hz, è piatta, dopo inizia a scendere con una curva che va appunto di 6 dB per ottava. L'ottava è un raddoppio della frequenza per la fondamentale. Con questi valori inizia a attenuare circa qui. Ovviamente se cambiamo i valori di resistenza, quindi ad esempio qui gli metto 3 kΩ, rifaccio la simulazione, la mia curva si sposterà sempre verso il basso. Stessa cosa dicasi per il condensatore. Se volessimo fare il filtro di passa alto, lo facciamo magari su un altro schema. Ripigliamo il nostro generatore, in questo caso gli mettiamo prima il condensatore e poi la resistenza, la nostra matita per i collegamenti. Colleghiamo il nostro circuito, quindi ci mettiamo la massa, qui abbiamo detto andiamo in alternata, gli diamo un volt giusto per farlo funzionare, qui ci mettiamo magari gli stessi valori iniziali che abbiamo messo di là, quindi 0,1 microfarad.
Quindi U e 1000 ohm, quindi un K sulla resistenza. Andiamo in simulazione, anche qui ci chiede, quindi qui abbiamo letto un 20 punti, 10 Hz, 20 kHz, ok. Vediamo se riusciamo a disporre, ok, le finestre. Quindi andiamo con questa simulazione, anche qui togliamo l'angolo di fase. Ok, quindi possiamo vederle entrambe in contemporanea e vediamo che questo fa passare solo le frequenze alte. Stesso discorso, se io vado a modificare la resistenza qui e la porto a 3K come ho fatto dall'altra parte e rifaccio la simulazione, la curva si sposta verso il basso. Direi che questo è tutto per quanto riguarda i filtri passo basso. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!